Ben ritrovati, oggi ci occupiamo delle nuove sfide del commercio in Campania, in una fase in cui la crisi provocata dall'emergenza Covid sembra ormai alle nostre spalle. Ne parliamo con la presidente di Confcommercio Napoli, Carla Della Corte, collegata con noi via Skype. Ben ritrovata, presidente, grazie come sempre per la sua disponibilità. Buongiorno, grazie a voi. Allora, Presidente, tra Green Pass e misure anti-Covid per limitare i contagi, il commercio, a suo giudizio, come è ripartito dal vostro osservatorio sostanzialmente? Quale situazione registrate? Beh, sicuramente le modalità di acquisto sono purtroppo completamente cambiate. Anche lo smart working ha molto penalizzato le vendite, sia nell'abbigliamento, nelle calzature e nella gioielleria. C'è proprio meno gente per strada, sono cambiate le abitudini di vita. E quindi ci auguriamo che si possa ritornare quanto prima ad una normalità. A riempire nuovamente gli uffici, perché tutto questo genera molto movimento. Per quanto invece, per quello che riguarda diciamo, l'obbligo del Green Pass, è stato sicuramente l'unica cosa da fare. Io personalmente l'avrei fatto molto prima, e questo ci darà comunque la possibilità di lavorare in serenità. Ecco, Presidente, proprio rispetto all'obbligo del Green Pass, che ripercussioni ci sono state sul settore del commercio? Lei ha già evidenziato che sostanzialmente è stata questa la scelta giusta. Sì, assolutamente, perché questo crea una serenità fra, diciamo, il datore di lavoro e i suoi dipendenti, che ci sia, insomma, quella sicurezza per poter lavorare in armonia. Trasmette sicurezza a chi deve acquistare, perché sa di entrare in una struttura dove sono tutti vaccinati. Il vaccino è l'unica soluzione per combattere questo Covid che ha stravolto il mondo, quindi dobbiamo essere tutti vaccinati e io insomma, credo che bisogna avere grande attenzione anche per i familiari, per i dipendenti. Quindi ognuno, ogni imprenditore deve cercare di convincere i propri dipendenti ad estendere questo, diciamo, l'obbligo della vaccinazione a tutta la famiglia, altrimenti se si ammala uno di loro si porta poi comunque in azienda la malattia. Ecco, Presidente, guardando quello che è accaduto nell'ultimo anno e mezzo, qual è stato a suo giudizio il settore del commercio che è stato più penalizzato, insomma, che ha subito le conseguenze più negative? Guardi, sicuramente tutto, diciamo, il comparto della moda, dell'abbigliamento, le calzature, gli accessori e anche la gioielleria, perché nella prima fase la mancanza totale di eventi ha portato proprio un crollo dei fatturati, addirittura a volte intorno anche al 70%. E lo stile di vita è cambiato, quindi nulla è più necessario e gli acquisti sono notevolmente ridimensionati, mentre per i pubblici esercizi abbiamo avuto un incremento subito dopo l'apertura, dopo la fine del lockdown, la gente aveva voglia di spendere, di stare insomma insieme ad altre persone. Purtroppo la stessa ripartenza non c'è stata nel settore dell'abbigliamento e del fashion. Ecco, il rapporto con la politica, a Napoli si vota per le amministrative, avete come associazione di categoria avviato una serie di confronti proprio con i candidati alla carica di sindaco. Le chiedo, Presidente, soprattutto quali sono le vostre aspettative, ma anche le vostre richieste ai candidati che sono in campo. Noi, diciamo, ringraziamo i candidati sindaco che ci danno la possibilità di poter avere un colloquio personale con i nostri associati e abbiamo cominciato con l'onorevole Bassolino la settimana scorsa e andremo avanti domani anche con il presidente Manfredi e con il dottor Maresca. Quindi ci auguriamo che questo dia la possibilità, a loro di capire quelle che sono le reali esigenze del territorio, in quanto la Confcommercio rappresenta il terziario avanzato. Noi non siamo solo commercio, ma all'interno della nostra associazione c'è turismo, c'è logistica, ci sono il reparto sanità.
Quindi il discorso diventa veramente molto molto interessante per loro ed è quello di raccogliere tutte quelle che sono le necessità di un territorio, di una città come, così importante come Napoli. Presidente, ma finora il rapporto con il Comune com'è stato? Insomma, voi chiedete un maggiore coinvolgimento, soprattutto per quanto concerne le decisioni che l'amministrazione comunale adotta rispetto al settore del commercio? Guardi, tristemente noi chiediamo le stesse cose che si chiedevano 10 anni fa, questo in tutti i settori purtroppo, dal turismo, dal commercio, noi chiediamo manutenzione delle strade, manutenzione del verde, ripristino della mobilità, non voglio neanche cominciare a parlare della Galleria Vittoria perché veramente è un tema scabroso. Noi chiediamo l'ovvio, quello che si chiedeva 10 anni fa lo richiediamo adesso. Ma soprattutto quello che chiederemo con forza al nuovo sindaco è di partecipare a quelle che sono le scelte importanti, perché noi abbiamo il polso del territorio, le associazioni di categoria vanno coinvolte, lo diciamo spesso anche al presidente De Luca, che purtroppo però non raccoglie il nostro invito, perché tante cose si possono fare meglio sapendo quelle che sono le reali esigenze del territorio. Ecco, lei ha accennato al problema della mobilità e dei lavori in corso, ad esempio per quanto riguarda la Galleria Vittoria, lavori che stanno avendo ripercussioni molto pesanti rispetto al traffico cittadino. Insomma, le vere emergenze da affrontare quali sono per un effettivo rilancio del settore del commercio a Napoli? Bisogna rendere accessibile questa città, deve essere facile e piacevole arrivare a Napoli. Quindi dobbiamo offrire tutti quei servizi di base che purtroppo in questa città non ci sono. Manutenzione delle strade, un piano di mobilità efficiente che dia la possibilità di entrare, non di rimanere bloccati nel traffico. Quindi a volte anche assumersi decisioni impopolari, come può essere quella della Galleria Vittoria, andavano fatte delle scelte un po' più forti. È assurdo che hanno lasciato addirittura far passare più di un anno per risolvere un problema anche abbastanza, voglio dire, facile. Quindi noi veramente ci auguriamo una grande personalità da parte del nuovo sindaco che sappia imporre a volte anche delle scelte impopolari, ma che siano per il bene della città. Noi siamo predisposti e interessati al bene comune. Quindi ci deve essere da parte del nuovo sindaco e della nuova giunta proprio una grandissima attenzione a quelli che sono i servizi basilari di una città importante come Napoli. Ecco, guardando al futuro, tra vaccini e Green Pass, una cosa sembra certa, sicuramente non rivedremo più le scene del lockdown, non ci saranno più chiusure. Ecco, voi del settore del commercio, come guardate al futuro? Guardi, noi guardiamo sicuramente con ottimismo e ci auguriamo e sicuramente non chiuderemo mai più, anche perché era assurdo vedere negozi aperti come quelli che vendevano le mutande piuttosto che i videogiochi e chiuse invece tante attività come quelle dell'abbigliamento, della gioielleria. E infatti già c'è stata una grande polemica su questo argomento e noi siamo tutti d'accordo di ampliare eventualmente, auguriamoci di no, i nostri codici Ateco e poter rimanere quindi aperti, perché interrompere un'attività vuol dire farla morire, non è proprio più pensabile. Ci auguriamo veramente che queste chiusure e anche l'incremento della malattia siano bloccati dai vaccini e che possiamo pensare ad una ripartenza. Una ripartenza è un ritorno alla normalità che si conclude solo con la diminuzione dello smart working, altrimenti ci sono troppe persone che vivono una vita irreale, chiuse nelle loro case e senza più fare quelle cose normali di cui si ha bisogno per una economia efficiente. Ecco, un'ultima cosa, Presidente, quali sono a questo punto le nuove sfide per il commercio? Lei ha accennato all'internet, alle vendite online, anche i commercianti evidentemente devono adattarsi a queste nuove sfide per quanto riguarda il futuro.
Guardi, sicuramente ormai tutti o con Instagram, Facebook o con i propri siti hanno trasformato e dedicato una parte delle proprie attività al mondo di internet. Però io credo che è veramente importante non far morire i negozi nelle città. Noi abbiamo bisogno delle luci, abbiamo bisogno che questi negozi continuino ad illuminare i quartieri e non è pensabile di trasformare le città solo in ristoranti, pub, paninoteche. I negozi devono continuare perché rappresentano la tradizione e anche per i turisti non possono trovare una città con pochi negozi. Quindi va bene l'online, ma dobbiamo dare forza ai negozi fisici. Quindi dobbiamo dare un'assistenza per quanto riguarda l'arredo urbano, la manutenzione delle strade, il verde. Dobbiamo augurarci che finalmente i distretti del commercio, che sono una realtà importante in altre città d'Italia, finalmente diventano una realtà anche qui a Napoli. E ci auguriamo che il nuovo consiglio, che il nuovo sindaco riesca rapidamente a elaborare quelle che sono, diciamo, le caratteristiche necessarie per accedere a questo tipo di finanziamenti. Certo, saremo. Quindi anche una grande sinergia tra comune e regione, perché solo in questo modo la nostra città potrà uscire da questo pantano, da questo stallo, da questa, non saprei come definire, veramente un periodo molto molto brutto. Purtroppo da questo punto di vista il rapporto tra Comune di Napoli e Regione Campania, come sa, non è stato proprio dei migliori, anzi abbiamo assistito a continui scontri tra De Luca e De Magistris. Infatti noi ci auguriamo che ci sia grande collaborazione, non solo con la Regione ma anche col Governo centrale, perché è l'unico modo, avere rapporti con tutti, destra, sinistra, il Governo Draghi, è proprio la dimostrazione di come si deve riuscire a parlare con tutte le forze politiche, che forse hanno anche un po' fallito in questi anni. Bene, grazie Carla Della Corte, Presidente Confcommercio di Napoli, naturalmente le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, allora abbiamo concluso, io ringrazio per la regia Aldo Fenizia e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, arrivederci.